Questo è dire di Padre. Giorno e notte
notte fanno la loro canzone sua e pura. Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli. Internamente poi attraverso
si segnesterebbe Dio praticamente sul cielo. La loro, il loro amore per il Signore già sono dentro. San Francesco si sarebbe chiamato anche un santo dell'Umbria, l'alter Christus, perché le stigmate sono il segno praticamente del suo essere già Cristo dentro. E lo stesso vale per Santa Rita, diventa questo segno profondo. Anche se noi non avremmo bisogno, non abbiamo bisogno di segni esteriori, ma se Dio li concede in alcuni passaggi, ovviamente perché vuole proprio far capire che alcuni nostri fratelli sono proprio vicini a Lui nel loro cuore, nella loro anima, nella loro mente. E anche San Paolo in qualche lettera ci dice che è una spina nel fianco, non sappiamo a che cosa si rivolge, al suo carattere, a qualche evento della sua vita, durante il suo ministero, ma sicuramente nella nostra vita abbiamo tante spine, no? Tanti momenti difficili, tante sofferenze. Il nostro essere di Dio e il nostro saper vivere queste sofferenze affidandoci completamente alla nuova Santa Rita, che come sappiamo anche attraverso il segno delle rose, no? Che è famoso quando va la sua parente a trovarla, nel momento in cui lei o il Signore la chiamerà, chiede portargli la rosa in mezzo all'inferno. Questa donna non ci credeva, questa parente, allora la parente trova nel giardino una rosa in mezzo alla neve e gliela portò. Proprio segno della volontà di Dio, proprio della santità, del fiore che era Santa Rita. Un fiore che era dentro di sé, naturalmente un fiore che era gradito a Dio. Sapete che poi lei sarà canonizzata nel 1900, passano 450 anni, prima che la Chiesa suggelli la sua santità, prima con la beatificazione, un secolo prima attraverso Clemente VII e poi Leone XIII, un po' nel momento della rivoluzione, no? Della rivoluzione comunista e tutti quei momenti, quei passaggi storici. Ecco, Leone XIII, autore della Rerum Novarum, ecco, diventa, ecco, suggella la sua santità. Ecco, quindi una figura profonda, una figura grande, una figura che è chiamata anche la santa degli impossibili, la santa delle cose particolari, ecco, proprio perché la sua vita è piena di momenti difficili, anche di cose, potremmo dire, impossibili, ma non ma tutte possibili a Dio. Allora questo è il segno della nostra venerazione verso Santa Rita, perché noi anche noi seguiamo il fiore che lei ha custodito dentro il suo cuore, che è quell'amore verso il Signore. E in questo giorno anch'io, nel 2004, mi ho ordinato sacerdote nel nome di San Luca, lo ricordo come cammino che faccio come presbitero della Chiesa, non per me stesso, non mi serve niente fare io solo. È Dio che agisce attraverso il nostro ministero di noi presbiteri, perché possiamo, anche con tutti i nostri limiti, cercare e annunciare il Vangelo giorno per giorno, con tutte le nostre caratteristiche che ci portano dietro, che diventa importante per sensibilizzare ognuno di noi. Stamattina ho celebrato una messa insieme alla mia famiglia, la chiesa di San Giuseppe, alle 11:15 a Vibo, dove si venera, c'è la festa di Santa Rita insieme a Don Giuseppe La Torre, che è praticamente il parroco di San Giuseppe, la parrocchia San Giuseppe di Vibo, che ho presieduto l'Eucaristia stamattina e alla fine della messa, come lo voglio fare qua, ci metteremo davanti a Santa Rita, ho fatto distribuire la supplica che si va già dal 22 maggio. Benediremo queste rose che sono state offerte da alcune persone di questa comunità, ecco, proprio come segno della benedizione di Santa Rita per la nostra comunità, perché il Signore attraverso la sua intercessione possa aprire le nostre anime, il nostro cammino possa veramente portarci sempre più a Lui. Questo è il segno veramente più grande che noi possiamo dare a Dio. Sono delle grandi cose, ma se non abbiamo il nostro cuore legato al Signore, anche tutti i nostri momenti difficili, con tutte le nostre sicuramente difficoltà umane, ma fedeli e certi che Dio sarà sempre con noi e ci custodirà sempre, se noi vogliamo essere custoditi.
se vogliamo parlare di bene, di amore, o se vogliamo continuare o fare le cose errate, sbagliate, male, vogliamo dire così. Nella tua chiesa, profeti e santi, la verità e la santità siano anche oggi le caratteristiche del suo impegno nel mondo. Preghiamo. Per intercessione di Santa Rita, ascoltaci, o Signore. Signore, hai mandato i tuoi discepoli perché fossero luce e sale della terra. La vita dei santi divenga modello di giustizia e di amore tra gli uomini. Preghiamo. Per intercessione di Santa Rita, ascoltaci, o Signore. Signore, con i santi ci insegni ad accettare e a vivere la sofferenza come completamento della tua passione e morte. Dona ai malati, agli sfiduciati e agli oppressi la certezza della tua predilezione. Preghiamo. Benedizione, Santa Rita, ascoltaci, Signore. Signore, con Santa Rita hai ricordato agli uomini il dovere del perdono. Aiutaci ad apprezzare le qualità dei nostri fratelli più che a giudicare i loro difetti. Preghiamo. Benedizione, Santa Rita, ascoltaci, Signore. Signore, noi ricordiamo la vita da Cascia come la santa degli impossibili. Ravviva la nostra fede in te, perché compiamo in tutto e con gioia la tua volontà. Preghiamo. Santa Rita, ascoltaci, Signore. Signore, fonte di santità, accoglie le preghiere di questa assemblea che ricorda a te per l'intercessione di Santa Rita. Suo sempre divino evangelico aiuto a porre in te ogni speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. La volontà ci ha dato in Santa Rita un singolare esempio di amore a te. E in te, per te, per te, tutta, tutta l'umanità. La sua forza vitale era l'amore. E da questa venne guidata nei vari stati della sua vita, meditando assolutamente la passione del tuo figlio. Divenuto esempio di sacrificio e di carità, sperimentò con coerenza l'esigenza suprema dell'amore, che per la via della croce conduce gli uomini alla vera gioia, alla luce della risurrezione. E noi, dagli angeli e gli arcangeli, alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nella tesa della sua venuta, che offriamo vagamente di grazia questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci offriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona una benedizione allo Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. E gli facci non sacrificio per rendere a te credito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i preti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli, con i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo beneficio di riconciliazione della Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, ora che sei ricordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli il tuo regno nostro dei punti, salutare Francesco e Giuseppe, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, dà nel mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te ti parla il potente notare lo Spirito Santo, in onore e gloria, per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formando il suo divino insegnamento, siamo a dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Liberaci, Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre di credere al peccato. Sicuri da ogni turbamento, l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto dei vostri, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donami la pace secondo la tua volontà. Che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate un segno di pace. Signore di Dio.
consacrazione, facciamo la benedizione delle rose, proprio la benedizione che si fa il 22 maggio per la benedizione della vita. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. O Dio, la tua parola santifica ogni cosa e ponte la tua benedizione su queste rose che ti presentiamo in onore di Santa Rita e concedi che chi se ne servirà con devozione per i meriti della croce e della risurrezione del figlio tuo ne riceva la tua bontà, conforto e salute nella malattia, costanza a seguire ogni giorno il figlio tuo e nel portare a propria conoscenza la propria croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo insieme con la supplica a Dio di Santa Rita. Dio onnipotente, che hai reso gloriosa la Santa Rita del mondo, a loro per la carenza di grazie e nell'intercessione di lei concedi ai suoi devoti, con grande fiducia oggi ricordiamo a te e supplicati di noi e fra noi. Sii grande la nostra fiducia, Santa Rita, che di Dio e parola che ha reso oggetto di onore e chiesa militante e trionfante, cargheggi oggi su di noi di grazie spirituali e temporali. Tu che il popolo di chiamo avvocata dei casi disperati, irradiato dal lume della gloria, conosci le miserevoli condizioni dei nostri cuori, vedi quanta incostanza nel adempimento dei nostri doveri, quanto credo si sia al bene della nostra volontà, quanta frequenza nelle nostre quotidiane cadute. In questo giorno di festa, prego, Santa Rita, il Signore per noi, intercedi presso il Divino Trono delle Misericordie, che da oggi noi siamo consigli delle nostre cure per la salvezza delle anime nostre. Siamo
stamattina ho celebrato per il capello la casola dell'ordinazione, il carico dell'ordinazione lo sono solo stasera, proprio perché insieme alla comunità che mi è stata affidata, finché il vescovo vorrà, attraverso il mio servizio pastorale. Allora attraverso la nostra preghiera unanime, attraverso questo giorno in cui riporto il giorno della mia ordinazione, ecco, la preghiera comune da parte mia per voi e voi per il mio ministero sacerdotale. Vediamo. Fortificati dal Padre, dal Pane Celeste, ti preghiamo, Signore, che sull'esempio di Santa Rita portiamo in noi i segni del tuo amore e della tua passione. Godiamo il frutto e una pace duratura. O Dio, che mi hai dato la gioia di rivivere in questo sacrificio di ore, il giorno della mia ordinazione sacerdotale, fa che esprima nella santità della vita il mistero del cielo per l'altare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci uniti per celebrare oggi la festa di Santa Rita, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Rita la forza e la dolcezza della Pasqua, vivendo autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Spirito Santo, che Santa Rita ci ha offerto sul segno di solidarietà fraterna, mi rende capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Benedizione onnipotente che Padre, Figlio e Spirito Santo, discendosi di voi, con voi rimane sempre. Amen. Glorificate il Signore con vostro e andate in pace. E grazie a Dio. Attenzione, sì.